ghiaccio, faceva l'arco e andava su quella roccia l'altra. 50 anni che faccio la guida, ma questa, quello che sto vedendo adesso non l'ho mai visto, la quantità di acqua che sta scendendo dal ghiacciaio superiore. Percorrendo questo sentiero all'inizio degli anni 2000, quello che si poteva vedere era tutte le fronti dei ghiacciai bianchi che si vedono in questo momento molto alte, erano circa 400-500 metri più in basso. Il problema grosso è che noi siamo di fronte a un ghiacciaio che sta fondendo, che però è una quantità finita di acqua allo stato solido. Molto molto rapidamente, entro il prossimo decennio, si ridurrà, perché si riduce il bacino di partenza, e poi si esaurirà quando i nostri ghiacciai saranno purtroppo estinti. Questa tacchetta segna il contatto con il ghiaccio 4 giorni fa. Vediamo che rispetto al livello del ghiaccio di oggi mancano 36 centimetri. Questo è il ghiaccio che è andato perso per fusione in 4 giorni. Quest'anno potremo avere perdite ancora più importanti e quindi accelerare il collasso di questo grande gigante delle Alpi. Siamo qui sul ghiacciaio del Miage, in Valle d'Aosta. Alle nostre spalle una falesia di ghiaccio che sta fondendo a causa delle alte temperature. E questo genera una continua successione di detriti che cadono lungo la falesia. Nell'arco di meno di mezzo secolo il mondo è cambiato completamente. Da una parte abbiamo il ritiro, non c'è più acqua, nasce una specie di deserto. Dall'altra parte la colonizzazione della vegetazione. Difficile dire se siamo in tempo per cambiare questa situazione. Di fatto non dobbiamo farci prendere dal nichilismo e dire non facciamo più nulla. Ricordiamoci che abbiamo figli, nipoti che subiranno ciò che facciamo noi oggi rispetto al clima. Qui dobbiamo assolutamente tentare di modificare la situazione che sta degenerando.